Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati come ogni settimana qui negli studi di RTM, pronti a vivere una nuova puntata di Tratti Ritratti, un format dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, ma soprattutto un ampio spazio dedicato all'attualità e all'intrattenimento, con tanti ospiti che di puntata in puntata si raccontano davanti alle nostre telecamere, rendendoci partecipi del loro processo creativo e del loro universo. Anche oggi noi di RTM non ci siamo risparmiati, perché abbiamo scelto per voi un ospite davvero importante, sia dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo umano. Lui è un arrangiatore, un compositore, un produttore discografico italiano. Formatosi a Boston, al Berklee College of Music, riceve il diploma di laurea direttamente dal leggendario Quincy Jones. Fondatore del Quiet Please, uno studio di registrazione e una casa di produzione che lo vede attivo sia in ambito pubblicitario che in ambito discografico. Nella sua lunga carriera ha collaborato con tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale, da Andrea Bocelli a Ennio Morricone, ma anche a Paolo Conte, Vince Mendoza e tantissimi altri che faccio persino fatica a ricordarli. Nella sua lunga carriera anche all'attivo tante campagne pubblicitarie, curando arrangiamenti e brani tailor made per marchi prestigiosi come BMW, Nike, Mercedes, Skoda, Sky, TIM, ottenendo anche importanti riconoscimenti, e grazie anche a questi spot pubblicitari ha collaborato con registi molto importanti contemporanei, da Gabriele Salvatores anche Matteo Garrone e tantissimi altri. Come produttore ha curato anche artisti come Tricarico, come Raffaele Gualazzi e non ultima la grandissima Malika Ayane, che ha scoperto e portato al successo. Sue i brani Come Foglie e Ricomincio da qui, che è il brano vincitore morale del Festival di Sanremo nell'anno 2010. Tutto questo oggi a Tratti e Ritratti grazie al nostro ospite che ha accettato molto volentieri il nostro invito e ci fa immensamente piacere. Abbiamo con noi qui in studio Ferdinando Arnò. Eccoci qua. Buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità. Grazie anche alla famiglia 40 che è pionieri della radio e della TV privata, hanno avuto grande coraggio, grande forza, grandissima curiosità. Invece di 4x4 di Nola Orlandi facciamo i 40x40, va bene? Così. Noi siamo felicissimi di averti qui e non vedevamo l'ora di poter chiacchierare con te, perché siamo onorati di poter riconfermare il tuo talento, perché ti conoscono tutti, quindi volevo chiederti innanzitutto come stai. Ma scusa, aiuto, no. La prima domanda di rito. Grazie, spero che sia un augurio, che va bene. Io a dire la verità sto bene, mi sento molto bene, devo dire, sono felice e anche, no, è tutto molto bello. No, devo dire, tutto bene, in questa valle di lacrime, perché in fondo è veramente un periodaccio, caspita. Non se ne può più, siamo tutti stufi. Però fortunatamente però appunto per scaramanzia non vorrei toccare le knock on wood, dicono gli inglesi, magari in Italia si dice in altro modo, però ecco sì,
Sto bene, grazie. Lei come sta? Io sto benissimo, quindi... Ok, bene, bene. Tutti... Va bene, stiamo benissimo. Ferdi, tu hai fatto tante cose straordinarie, hai un talento insomma fuori discussione, ti sei formato a Boston, la cosa che mi piace tantissimo è anche la tua grande versatilità e il tuo non disdegnare alcun genere, che è una cosa bellissima. E mi piacerebbe sapere, al di là dei tuoi grandi insomma successi, traguardi che hai raggiunto, quali sono stati i tuoi artisti di riferimento e che cosa ti ha spinto a insomma capire che questa sarebbe stata la tua strada? Insomma, chi era Ferdi prima di diventare il grande maestro Ferdinando Arnò che tutti conoscono? Il grande... Allora, la piccola bio... Ferdinando no, nacque a Manduria. Wikipedia dà una data, io non combacio esattamente con la mia data di nascita, però meglio così, meglio così, però comunque... Ferdinando Arnò ha iniziato a studiare con la maestra Gertrude De Santis in via Lupo Donato Bruno a Manduria. Ho iniziato facendo anni di solfeggio, così, e poi a un certo punto mi sono anche un po' stufato e ho iniziato a suonare pianoforte, per cui, però ero sempre abbastanza, non riuscivo a concentrarmi, avevo un po', non che fossi dislessico o qualcos'altro, però proprio avevo bisogno di scrivere qualcosa, di suonare le mie cose, anche con due dita ho sempre avuto proprio l'urgenza interna di improvvisare. L'improvvisazione è stata sempre quella di dimenticare tutto e al momento cercare di fare qualcosa di nuovo poi in fondo. E da lì ne sono successi tutti i colori. Ho studiato legge, che a papà sarebbe piaciuto, non è che voleva, non è che abbia insistito, però papà era un avvocato, per cui poi ho fatto anche pilota. Di rally, forse lo sanno in pochi, però per un paio d'anni facevo gare automobilistiche, poi a un certo punto ho detto ma cosa faccio, cosa non faccio, ho deciso basta, vado in America, che era un po' così, avevo 20 anni, era cioè, veramente un po' incosciente, poi non era l'epoca dei telefonini, non avevo nulla, per cui così mi sono trovato con la mia valigetta a Boston. E devo dire che da lì è iniziato, lì ho capito che volevo continuare, volevo imparare a suonare bene e volevo farne una professione. Una cosa che negli anni 80 la nostra generazione ha sempre pensato che un lavoro del genere potesse essere per tutta la vita. Non pensava nemmeno che non potesse. Mentre adesso è cambiato totalmente, insomma, adesso penso che intraprendere anche una carriera di questo tipo, una carriera da musicista, è una cosa abbastanza coraggiosa, come dire. Sì. Assolutamente sì. A ritorno in Italia lavori come arrangiatore e compositore per la televisione, realizzi film, documentari, sigle di programmi, spettacoli di varietà, cartoni animati e nello stesso periodo arrangi e componi anche per grandi case discografiche, Amy, Warner, BMG, scrivi anche il brano Il Tempo interpretato dalla grandissima Ornella Vanoni, un'icona della musica italiana che io adoro, ci tengo a sottolinearlo. Inizia anche una serie di collaborazioni per il teatro con Dario Fo e tanti altri. Poi dagli anni 90 ad oggi sei diventato uno dei più richiesti per i jingle pubblicitari, hai lavorato praticamente per tantissimi marchi, dalla BMW, Barilla, Nespresso, Coca-Cola, insomma all'incirca 1500 mi pare, ottenendo anche premi con riconoscimenti. Ecco, cosa ti affascina dello scrivere la musica per la pubblicità? Quelle che definisci composizioni bonsai? Sì. Allora, io mi sono sempre stato un po' un Forrest Gump, nel senso che non mi sono mai proposto, un po' è vero, è così è successo. Per cui ogni tanto qualcuno mi chiamava e diceva vuoi venire a fare una cosa? Io dicevo sì, e anche questo
tipo di lavoro mi è stato così chiesto, mi hanno chiesto di realizzare dei jingle a Milano, perché Milano poi è la patria della pubblicità, delle case di pubblicità, tutta, mentre Roma è un po' più quella del cinema. Ai tempi, negli anni 80, Milano era sicuramente più concentrata sulla discografia e sulla pubblicità. Per cui è iniziato un lavoro che mi ha in qualche modo affascinato, anzi mi è piaciuto molto e continua a piacermi. Sì, stiamo parlando di reclame, comunque musica in funzione di qualcosa. È molto diverso un po' per alcuni, la musica seria e la musica in funzione di immagini o di un prodotto. In questo caso stiamo parlando di un prodotto. Io realizzo musica per la carta igienica, quindi diciamo che musica in funzione di carta igienica è abbastanza, però e secondo me c'è spazio alla creatività anche nella pubblicità. Molto spazio, perché è un altro approccio, è un approccio visivo, è quasi molto sinestetico, è un approccio, è cercare di entrare in sintonia con dei colori, con un marchio, con le emozioni che vuole comunicare un marchio. Questo è importante, perché è quello che bisogna fare, no? Cioè comunicare poi con la musica o aiutare un prodotto a comunicare le emozioni che il prodotto vorrebbe che fossero di dominio pubblico. Questa cosa è vero, la pubblicità fa un po' il verso al cinema, però anche è stato vero il contrario, nel senso che molti registi hanno iniziato con film pubblicitari, ce ne sono tantissimi, e poi si sono dedicati invece a film più seri, diciamo, ecco, questo è sempre stato. Grazie al tuo lavoro in ambito pubblicitario incontri Malika Ayane. Lavorava da noi, era già una brava cantante, però aveva iniziato a lavorare con noi come consulente musicale, per cui abbiamo lavorato un po' assieme dopo un paio d'anni e abbiamo realizzato assieme dei jingle pubblicitari. E poi con questi jingle ho mandato questi piccoli frammenti, questi 30 secondi di canzoni, perché comunque sono delle canzoni bonsai, nel senso che hanno una certa forma, devono avere una forma, perché la forma è quello che fa, che cambia, no? È lì che si capisce la qualità e il valore, secondo me. Li ha ascoltati la signora Caselli e le ha offerto, e di conseguenza al produttore, un contratto in fondo decennale. Sì. E poi da lì è partito Sanremo e tutto il resto, però così è iniziato. Cosa ti ha colpito maggiormente di Malika Ayane? Il talento e il fatto che sia una grande artista. È stata sempre una grande artista. E cosa significa essere artista? Significa avere uno stile unico, particolare, soprattutto, che lo distingue da tutti. E questa, secondo me, è la vera differenza. La differenza è tra un cantante e un artista, è proprio quella. Non è detto che l'artista debba essere perfetto, debba essere tecnicamente ultra dotato. Cioè, esistono, Mina era un artista, ma era anche tecnicamente incredibile. Però avevamo anche Patti Pravo, che non era così bravo. Ma a me piace Patti Pravo, nel senso che Patti Pravo mi piaceva molto anche soprattutto per il timbro vocale, no? Che è un po' questo. E Malika poi è brava, cioè ha un grande talento e grande anche capacità vocali, per cui ci siamo trovati, penso, in sintonia, sì, lo dice anche lei, per cui direi che posso dirlo. Hai prodotto l'album di esordio di Malika e sia il secondo album nel 2010, sì. Grovigli, avvalendoti anche di tanti grandi artisti, da Paolo Conte, Vince Vendose e tanti altri. Di quell'album fa parte anche il brano Ricomincio da qui, con il quale avete partecipato a Sanremo. Non ha vinto, ma sicuramente è stato il brano vincitore morale del festival. Non dimenticherò mai la scena dei musicisti che strappano letteralmente gli spartiti, perché non erano d'accordo con l'esito, insomma,
del vincitore. Che cosa non è stato capito secondo te nell'immediato di quel brano? Ma proprio nel, in quella, no, allora è andata così, nel senso quell'anno poteva votare anche l'orchestra e l'orchestra aveva votato, mi hanno detto all'unanimità, il brano che avevo scritto. Solo che a un certo punto è venuto fuori che aveva vinto Pupo e il principe Emanuele Filiberto. Allora, in quel momento, mentre la Clerici diceva ha vinto Pupo, l'orchestra si è sentita un po' presa in giro e ha iniziato a buttare questo qui, si è rivoltata, come si dice. Per cui è l'unica volta in cui, esatto, è epico, diciamo, per Sanremo io posso... A me personalmente è rimasta impressa quella scena, non la dimenticherò mai. Per cui... Tra l'altro al festival hai diretto l'orchestra anche per altri brani di cui sei produttore, Tre colori di Tricarico, Follia d'amore di Gualazzi che si è piazzata al primo posto vincendo anche il premio Mia Martini e hai collaborato anche con tantissimi artisti nazionali e internazionali, da Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Vince Mendoza abbiamo nominato anche prima. Hai qualche aneddoto da raccontarci su questi artisti? Quanto tempo abbiamo? Se volete partiamo... 40 family ci siamo, siete tutti qua. Iniziamo con Tricarico, uno, number one. Allora, Tricarico è comunque un personaggio che di grandissima poesia, secondo me ha anche lui è un artista, gran talento e soprattutto scrive anche molto bene. Però è così, abbastanza naive, nel senso che è molto, è un pochino the man on the moon, cioè sulla luna, così. E mi ricordo che eravamo lì, lui cantava questo brano che si chiamava Tre parole, tra l'altro scritto dall'incredibile Fausto Mesolella, che purtroppo è deceduto. E venne una signora, era una signora un po' anziana, mi ricordo, di fronte al cinema Ariston e disse: Francesco, perché si chiama Francesco Tricarico, quando io sento le tue canzoni, ecco, io piango. E lui l'ha guardata e ha detto: mi dispiace. sì, era, mi sembrava, cioè, non, così. E questa è una, cosa facciamo? Andiamo avanti. Puoi raccontarcene anche qualcun'altra se ti va. Posso raccontarti una cosa che racconto spesso e che era successa, era accaduta qualche anno prima a Sanremo. Che aveva vinto Gragnaniello quell'anno e quell'anno era venuto come special guest Murolo, il famoso cantante napoletano, bravissimo con la poesia. E allora quel giorno, quella sera, si erano ritrovati tutti al Pignese, che è questo ristorante di Sanremo, dove si ritrovano tutti gli artisti, e c'era anche Ron, era una tavolata, una lunga tavolata. A un certo punto Ron si alza e va dal maestro Murolo e dice: maestro, io devo ringraziarla. Devo ringraziarla tantissimo perché lei è stato per me ispirazione per la mia vita. Grazie, grazie maestro, disse Ron. E Murolo, che aveva già 80 anni, era un po' così, non aveva capito bene, si alza e lo guarda. No, no, ma io devo ringraziare lei, disse. Abbiamo mangiato benissimo. Fantastico. Vabbè, è così. Tutto qua. Allora Ferdi, chi ha avuto il piacere di visitare il tuo studio a Milano avrà notato sicuramente l'originalità nello stile. È un gioiello di design acustica ispirata a una pietra miliare della fantascienza, Odissea dello spazio di Stanley Kubrick. Chi ha progettato lo studio e quali sono state le impressioni che hanno avuto i primi artisti che sono entrati in uno studio così originale e singolare? Ecco. Allora sì, è uno studio che non lavora con terzi di solito, cioè uno studio, come dice il tipo di Mediolanum, che gira intorno a me, intorno a noi abbiamo tre studi di registrazione e ho voluto, è nato nel 2001, per cui gioco forza, poi io adoro Stanley Kubrick, per cui è uno dei film più belli che ho visto, tra l'altro li ho visti qui, al Candeloro con mia nonna. Mi ricordo. Siccome non ho capito niente, per me era stato il più bello nella mia vita, perché meno capisco più sono felice io, così. Come anche la musica, cioè più è triste più sono contento.
C'è una maglietta dove c'è scritto Sad music makes me happy, no? Per cui mi piace questo cercare di capire bene. Insomma, comunque è un tutto l'arredamento si rifà un po' al futuro e al retro, future retro lo chiamano. E abbiamo avuto l'onore, la fortuna di avere Kanye West una settimana in studio da noi per Jesus, ai tempi di Jesus, aveva inciso unicamente in una settimana una frase per quel. C'era un problema era a Milano per la settimana della moda perché vendeva queste magliette no logo tipo a $1000 bianche, totalmente bianche, per cui buon per lui. E comunque ha passato una settimana da noi e aveva questa frase che non sapeva se mettere bitch all'inizio o alla fine, o nigger all'inizio, alla fine pensavo abbia messo prima bitch poi nigger, però sono state tipo 6 parole più lunghe della storia della discografia. E questa è, e lui disse, entrò quando è entrato una sera, proprio molto scuro in volto, "This is the only studio that looks like Prada." È l'unico studio, dice, che assomiglia a Prada, che è un po' un complimento secondo me. E poi me lo disse anche comunque l'acoustic designer che aveva realizzato il mio studio, che è Andy Murro, un inglese che ha fatto tanti studi, tra i quali anche quello di Mick Jagger. E disse che ci hanno provato in tanti a fare degli studi così, però poi alla fine finiscono tutti carta da zucca. Non si sa come mai il trend dello studio di registrazione va a finire sempre periodo 86-89, dove c'era post DX7, scusa, questo è per i professionisti, però va bene. In molte tue produzioni ti sei avvalso di tanti musicisti e colleghi session man di alto livello, da Lele Melotti a Cesare Chiodo, Luca Colombo, Giorgio Cocilovo e tanti altri. Oggi la tecnologia ci permette un po' di accorciare le distanze, no? Ci permette quindi anche di lavorare pur stando dalla parte opposta del mondo. E la domanda che ti vorrei fare è questa. Io ad esempio sto lavorando qui in campagna, in sync con il mio studio a Milano, con gli studi di Milano, i miei colleghi addirittura lavorano sul mio computer qui con TeamViewer, si lavora, basta avere una connessione buona, cosa che qui è complicato, però finalmente ci sono quasi riuscito, a giorni alterni, però lavoro con musicisti da ogni parte del mondo, ma veramente, cioè l'altro giorno ho inciso con un ragazzo di Manchester, l'altro giorno ho inciso con Precious per il singolo di Mori, che è un altro artista manduriano, sempre da qui. Qui ormai col Covid ci siamo un po' velocizzati con queste cose, devo dire, è forse l'unico pregio. Quali sono i pro e i contro, secondo te, di questo modo di lavorare a distanza? C'è qualche limite oppure? No, i limiti sono tanti. Bisogna. Io penso che dei periodi così, un po' più bucolici, dove si va in campagna a riprendere un po' aria, come dire, sono necessari. Anche un po' più di solitudine ci sta. Ecco, come dicevo, gli altri, i nostri collaboratori ci permettono di avere un confronto continuo, che è una cosa importante, ma come dire, Emilio Salgari da Torino parlava della Malesia e ne parlava bene, per cui ci si può anche concentrare un po' più sui nostri sogni, no? La mattina ci svegliamo e diciamo, oh, l'altro giorno ho fatto dei sogni che diciamo, ma stiamo scherzando, per cui va bene. Quello che colpisce di te, come già ho detto in fase insomma, di presentazione, è la tua grande versatilità, hai una grande quindi cultura musicale che va dal solo al pop, al jazz, alla classica, all'elettronica, al rap, e sei autore di Entrainment, che è un mantra pagano che nasce dall'idea di usare la musica per entrare in sintonia con le persone e con ciò che ci circonda, Music for Adore, colonna sonora di un'installazione di Stefano Boeri, ospitata anche all'Università di Milano.
Dalle produzioni soul pop con la cantante americana Jonas Police Woman, alle produzioni rap per il rapper Mori, di cui abbiamo parlato, appena parlato, il gruppo Common Mama che hai fondato con la voce del frontman Joe Kensi, che è un basket di Manchester scoperto nella metropolitana londinese, fino ad arrivare poi al progetto Canzoni Pianeta che hai condiviso, con cui hai, che hai coinvolto appunto tantissimi musicisti, tanti session men, come nelle canzoni What Love e There Was an Angel. Per te la cultura non ha confini territoriali di genere, ma nello specifico che cos'è per te la cultura e che cos'è per te la musica? Oh Madonna! Abbiamo un piano B, c'è un'uscita di sicurezza perché... No. Allora, parliamone. No, io mi hanno scritto le magliette, per cui secondo me è la curiosità, cultura. Cosa significa? Cultura non è conoscenza, cultura è conoscenza, ma non erudizione, non è mi interessa. È come essere artista o cantante, no? È un po' così. Puoi imparare anche il vocabolario a memoria e sarai erudito, forse così si dice, erudito. Oppure puoi essere un poeta, puoi essere uno scrittore, puoi essere un musicista, puoi essere anche un avvocato, cioè basta essere curioso sempre. E la curiosità, quella che ti permette di ogni giorno di conoscere cose, che può significare anche questo materiale, il bello, cioè le cose belle, secondo me è quello. Può essere? Sì. Che dici Laura? Secondo me sì. Anche un bel vestito, sì. Cioè io sono anche un, apprezzo moltissimo gli abiti da donna, non in quel senso, nel senso... Nel senso che mi piace moltissimo vedere, cioè anche vedere delle persone, anche regalare alle persone degli abiti, è come, perché secondo me fuori dentro non c'è nessuna differenza. Nel 2018 viene pubblicato Ferdinando Arnoa Entertainment, ce ne vuoi parlare? È qualcosa che accade in natura, è molto strana, molto intrigante, nel senso che se tu metti insieme, avvicini due orologi a pendolo, dove i pendoli dondolano non in sincrono, dopo un po' i due orologi saranno perfettamente in sincrono. Se tu avvicini tanti metronomi che vanno a velocità diverse, dopo un po' tutti i metronomi entrano in sintonia e vibrano allo stesso modo, ed è qualcosa di incredibile, perché è qualcosa che succede veramente, che accade, è un evento fisico. E quindi si può, quando si è vicini, si entra in sintonia. Cosa si può fare per aiutare questo? Un po' di musica, sì, il ritmo, anche la dance a entrare in sintonia. Allora ho cercato di capire, appunto parlando di sinestesia, cosa potesse, quali potessero essere le vibrazioni migliori, perché tutto è vibrazione, l'aria, la corrente elettrica è vibrazione, tutto è vibrazione, la luce è vibrazione. Quindi quali potessero essere le vibrazioni, le frequenze migliori per creare questa sintonia tra le persone, per metterle proprio in una mood, per offrire, per sottolineare delle emozioni, le migliori emozioni, ecco. Cioè, penso così. E allora ho realizzato queste musiche molto lunghe, molto diluite, molto sospese, con una cantante che si chiama... Oh santo Dio, con una voce narrante di Georgiane Calwhite e cantate da Melanie De Biasio, che è una cantante, bravissima cantante belga. Anche questa è, perché l'idea è un po' quella di
del mio mentore Stanley Kubrick, quella di fare cose belle, belle, belle in ogni stile, perché mi piace esplorare. Poi magari non sono né carne né pesce, però vabbè, sarà l'eclettismo la mia unicità, la molteplicità nell'unicità, oppure parliamone, ecco, poi ci possiamo auto ingozzare di parole. Di recente hai organizzato un flash mob qui a Manduria. No, flash mob non mi piace. Non flash ti piace? Mob, no. Un evento, no, un no, evento. No, non ci mancherebbe, no, no, mi piace. No, scherzo, sì, in effetti era qualcosa del genere. Era qualcosa che però voleva essere anche nel suo piccolo qualcosa di unico. Magari già visto, già, era, prima cosa era in sync con la manifestazione di Milano, quella dei bauli. Sì. È stata la stessa giornata. Non avendo avuto l'autorizzazione a realizzarlo, a eseguirlo in città, in paese, lo abbiamo realizzato, lo abbiamo fatto in un posto magico, incantevole, che ho scoperto dietro il Cinema Ideal di Manduria, che poi in pochi conoscevano, che ho preso adesso in gestione, per cui fra po' ne vedrete delle belle, spero. E volevo, questo era il titolo, quello che avevo in testa, è quello di fare in modo di riunire più musicisti possibili della zona, tanti, tanti, abbiamo unito due bande, tutti i gruppi di Taranta, jazzisti, avevamo il maestro Scarciglia, avevamo Achille Matricardi, percussionisti, cantanti, coro e tante altre, anche normali persone a cui piace la musica, e volevo metterli in platea, perché di solito noi siamo dalla parte sul palcoscenico, no? E ci applaudono, invece volevo che i musicisti stessi fossero in platea e diventassero loro il pubblico e applaudissero loro le persone, gli ascoltatori, e suonassero per loro comunque dalla platea. Voleva anche essere un modo di dire: scusate, noi ci siamo. Questo era un alzare la mano, qualcosa del genere, perché noi ci siamo musicisti, siamo lavori, il nostro lavoro è la nostra vita. Cioè, io dico sempre: non me lo toglieranno mai. Cioè, non è che possono dire: io non. Cosa fai adesso? Non guadagni più una lira? Sì, però mi dispiace, io continuo a suonare, non so cosa fare, cioè è la mia urgenza interna. È stata una bella esperienza, anche perché hai dimostrato come la musica possa unire, e dall'unione nasce anche quella che è la magia, no? Della musica. Sì, secondo me, non sempre, però c'è stato qualche momento veramente bello, io personalmente l'ho sentito. O poi ho avuto, c'è stato il mio momento di totale celebrità, mi sono sentito Carmelo Bene, perché ho avuto un contestatore, cioè nel 2020, cioè ho avuto un contestatore come negli anni 70, mi sono sentito proprio Carmelo Bene, cioè, però non ho fatto niente di male, giuro. Visto il periodo difficile che oggi vive l'arte, no? E non solo la musica, ma il settore dello spettacolo è quello che è stato maggiormente colpito, insomma, dalla pandemia. In tanti sono fermi da marzo, i teatri chiusi e quant'altro. Volevo sapere da te, visto che la tua grande esperienza e la tua grande cultura anche, che cosa possono fare le istituzioni, sia a livello, o la politica in generale, a livello locale e a livello nazionale, per far fronte a questa situazione difficile? Prima cosa è sapere che esistiamo, perché sembra quasi che noi siamo unicamente la musica di sottofondo, cioè mentre loro fanno, noi dobbiamo solo accompagnare, fare i cheerleader, come tenerli in posa. Svegli, come in ascensore, no? Come in ascensore. Siamo la musica per ascensore ormai. Prima era uno stile quasi, però adesso siamo quello. Tutti, tutti, dal primo all'ultimo siamo diventati musica per ascensore, di cui non esistono, da cui non esiste guadagno.
e non si capisce come dovremmo campare, poi in fondo, no? Perché non essendoci più i dischi, non, le case discografiche sono completamente morte, Spotify manda in onda pagando lo 0,001, per cui io faccio 100.000 copie e becco 12 euro. Non vendo più una, per cui mi manca... Io fortunatamente ho il mio piccolo filone della musica, della reclame, per cui il mio lavoro sta continuando più o meno. Però gli artisti che campavano con i live non sanno più dove sbattere la testa. Cioè, hai voglia a fare di streaming su Instagram? Cioè, Instagram non è che ti permette di sopravvivere, non ti permette nemmeno di sopravvivere, se, cioè, a meno di non essere proprio a livelli altissimi, ecco. Però direi questo è. Per cui, caro ministro, ci siamo. Non pensare, cioè, se tu ci chiudi in casa, le orchestre non suonano più insieme, noi non suoniamo più, e la mattina noi dormiamo perché la notte suoniamo. E quindi siamo a casa, guardiamo la televisione, c'è Netflix, bellissimo, però siamo a casa. Possiamo fare tantissimi live stream su Instagram, però la nostra vita era qualcos'altro. E forse, lo so che tutte le categorie ormai dicono no, è peggio per noi, ma per me, per i musicisti in particolare, ci hanno impedito di vivere, ci stanno impedendo di sopravvivere. Sorry per questo momento di... però è un po' vero, cioè, mi sa che sì. No, è l'assoluta verità, quindi oggettivamente il settore dello spettacolo è in difficoltà, come ho detto anche ad altri ospiti, nel nostro piccolo tratti e ritratti è stato anche un modo per dare un po' di luce a tutte le forme di arte, anche all'artigianato, perché anche, abbiamo avuto anche ospiti che si occupano di artigianato, insomma, e tutte le forme di creatività. Tre aggettivi per descriverti. Porca miseria, qua. Il gioco si fa duro, eh. Madonna, no. Aggettivi... entusiasta. È un aggettivo, non so poi adesso dal punto di vista della entusiasta sicuramente. Sono un po' al tempo, sono un pochino, ogni tanto mi arrabbio, però non saprei qual è l'aggettivo, come si può dire che uno si arrabbia ogni tanto, che sbotta. Permaloso. Forse un pochino, no, permaloso sì, però sì, quello devo dire, sì. Ma sai, l'unica cosa che posso dire, perché io vorrei finire in positivo, cioè, è che io non mi arrabbio, molte volte mi arrabbio e sbotto, però non so più, ho smesso, dal 2016 ho smesso di portare rancore, non so più cosa sia, e secondo me è quella la cosa per la quale vado più orgoglioso, non so se è un aggettivo. Non rancoroso. Assolutamente sì. È un pregio. Per me è un pregio. Per me assolutamente è un pregio, perché non portare rancore significa innanzitutto stare bene con se stessi dal mio punto di vista. E poi avere secondo me anche una grande sensibilità, perché non portare rancore alla fine aiuta a stare bene anche con gli altri. Quindi secondo me è una cosa positivissima. Un'altra domanda, progetti futuri? Progetti futuri ne ho mille, avete altre 6 ore, ve li dico tutti e parto. Come ve lo faccio come nelle cose nei radiocomunicati delle medicine. Autorizzazione che allora un prodotto che no, tante cose. Ho preso in gestione i giardini misteriosi, che sono quelli di Manduria. Ne faremo un giardino per i bimbi, ne faremo un centro culturale. Sto pensando a. Nonostante sia avversato dal Politburo degli architetti manduriani alla piantumazione di Piazza Tuvi di Manduria, poi sto realizzando adesso delle musiche per Campari, per Aperol,
per Barilla, adesso sto facendo la colonna sonora di un film di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo, con la regia di, appunto, di Gennaro Nunziante, che è il regista dei film di Checco Zalone. La stanno girando a Sant'Agata di Puglia, però adesso sono fermi per il problema del Covid, anzi hanno trovato 3 positivi, per cui insomma di cose ce ne sono. Bisogna, ci vuole il tempo, non è il tempo. Sono bianconiglio, sono lì con l'orologio, però è la cosa che mi mantiene vivo. E poi l'altra cosa, posso darvi un piccolo segreto? Non ci sente nessuno tanto. Sai qual è il segreto per essere felici? Chiuso. No. Essere felici. Tutto qui. Va bene. Il tuo amore più grande oltre alla musica? Tanti. La mia sposa, i miei figli, i miei cani, le mie macchine mi sono piaciute. Tanti. E tanti amori, sempre come una farfalla, cercare sempre le cose belle. Bellissimo, bello. Può essere. Un sogno che ti piacerebbe realizzare che ancora non sei riuscito a realizzare? Anche quelli ce ne sono migliaia. Vorrei essere James Bond. Può andare? Un altro ospite mi ha risposto: io vorrei essere un pensionato. Ah, vedi, ecco. Ognuno ha i suoi sogni. James Bond pensionato non lo so se ci sta, però. Ognuno ha il suo sogno nel cassetto. La paura più grande? La paura più grande? Io non ho paura. Sorry. Questa è una cosa bellissima, mi permetto di dire. Io non ho paura. È una cosa che... Prima avevo paura, la paura più grande, il mio incubo più grande erano le onde alte. Avevo questi incubi con queste onde enormi, un po' tipo, insomma, comunque quelle dei surfisti. Però poi adesso proprio zero paura. E basta. Una domanda che non c'entra nulla, il tuo piatto preferito? Il mio piatto, allora, no, qua ci sono varie scuole di pensiero. Perché è importante questo, no? Perché tu dici, no, qual è il tuo piatto, il piatto che ti porteresti in un'isola deserta? Allora tu ci pensi, nel momento in cui pensi inizi già a fare una scelta. Tu devi essere preso dai pompieri, venga con noi, e in quel momento dici, aspettate, prendo a chiappo l'unica cosa, forse le polpette. O le polpette, se ci fossero le polpette le prenderei, o forse l'altro sono un sandwich. Secondo me il sandwich è abbastanza, quei sandwich romani, quelli buoni, o quelli veneti, basta. E i dischi invece che porteresti su un'isola deserta? Sicuramente Keith Jarrett, che è quel mio pianista, ma proprio è stata anche lui un mentore, ed è Keith Jarrett. Porterei Keith Jarrett, poi ce ne sarebbero altri minori, non minori, dopo di lui, cioè anche Battisti lo porterei subito, e poi altri però, e poi magari, cosa porterei altro? Quale? Il pianoforte. Esatto, no, forse sì, piano sì, ci vorrebbe. Perdi, il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, perché è stato molto bello poter chiacchierare con te. Ti ringraziamo veramente per la tua grande disponibilità e gentilezza. Siamo stati felici e onorati di averti qui oggi. Che dire, ci tocca salutare il nostro meraviglioso pubblico. Sono 80, 40 più 40, più il maestro, esatto. Grazie moltissimo, e spero di non avervi... mi dispiace, come dice Tricarico, mi sembra più tediato. Assolutamente no, è stata una bellissima chiacchierata. Rimango qua, anzi riattacchiamo e così
Ti racconto il segreto del musicista. No, la prossima puntata. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Thank you.